Bella ragazzi, benvenuti a questo mio nuovo vlog, credo sia il quarto con le domande. Può morire a messaggio 321 321. Chiaro. E che dicevo, il quarto, faccio con questa fantastica maglietta che mi ha portata mio padre da New York. Però, dato che tutti voi dite che io sono uguale a Ozil, lo dite tutti, allora facciamo una magia. Oggi lo facciamo con la maglietta del Real Madrid del vlog. C'ho solo questa purtroppo che credo sia del 2008, ma sta minuscola. Permettermela, sono dovuto tipo spettinare perché è abbastanza stretta. Comunque, prima di iniziare volevo dire subito di quattro cose, volevo dire, prima di iniziare. La prima è di passare dalla pagina fan del clan, perché abbiamo cambiato, quindi passate là, mettete su mi piace, che sennò ve spacco le famiglie. E comunque, passate là, mettete mi piace, una pagina fan di Facebook normalissima, quindi non c'è. Non è difficile mettere mi piace, è abbastanza facile. Poi la seconda cosa che volevo dirla, devo leggere. Ah, è la fine del Bella Pepe Lo Contest oggi. Stoppa le telefonate, stoppa le telefonate. E perché è tipo un mese e mezzo che l'ho iniziato, quindi oggi finisce. Settimana prossima vi dico chi ha vinto la bellissima maglietta che c'ho da qualche parte, poi ve la faccio vedere. E la terza cosa era, che la devo sempre leggere. E era di passare, no, erano tre cose, non quattro. Era di passare da un canale di un mio amico che l'ha appena aperto, in cui fa tutorial stupidissimi, no, gran canale. E quindi voi cliccate qua, faccio come un'altra volta che dico cliccate qua e poi metto il link. Cliccate qua, un po' ovunque cliccate, e passate, sta maglietta ne sta ammazzando. E passate dal suo canale e bla bla bla, fate, iscrivetevi, mettete mi piace, che cavolo sei illuminato, vabbè. Comunque, passiamo subito alla prima domanda che ce la fa DDL Valhalla. Gran nome. Ci fa comprare il prossimo COD? Penso proprio di sì. Penso proprio di sì, pure se ormai COD lo compro sempre, anche se questo su Modern Warfare 3 ha fatto schifo, come avete capito benissimo dal mio ultimo video, che ho visto che è piaciuto un casino, 1500 mi piace, proprio spam. E comunque sì, lo comprerò. Poi, Call of Duty Black Ops, anzi 5 Call of Duty Black Ops, che se vedete che Call of Duty Black Ops il nome era già preso, quindi ci ho messo 5 davanti. E mi chiede la mia prima console e il mio primo gioco. La mia prima console è stata un Game Boy Color, quello giallo, quello tipo ermattone giallo con Pokémon rosso. Questo è il primo gioco che ci ho mai avuto. E poi sono passato al Game Boy Advance, quello che si apriva con lo sportellino blu. E poi c'ho avuto pure la PS1, però era più che altro di mia sorella. Il primo gioco che ho giocato sulla PS1 è stato Kula World. Grande Kula. E poi vabbè, i vari Crash, ste stronzate così, molto, molto pro come giochi, no? Molto pro. Poi, Dottore 2298 ci chiede, a noi, hai sempre avuto l'Xbox o anche la PlayStation? Qual è la migliore secondo te? Io ho avuto anche la PlayStation 3 per un breve periodo, tipo da Natale a marzo. No, dell'anno scorso però ce l'ho avuta e poi però l'ho venduta perché non mi entusiasmava troppo. Ci ho giocato solo a Heavy Rain e un altro gioco, non mi ricordo. Heavy Rain è un bel gioco e Uncharted 2. Al primo e al secondo ci ho giocato in Uncharted. Poi però l'ho venduta perché non mi piaceva tanto, quindi l'Xbox la continuo a preferire soprattutto perché c'è gente che conosco, che ormai ci gioco insieme da tanti anni, quindi le preferenze vanno in base alla gente che uno conosce e in base ai giochi che ci vuoi giocare sopra. Che se vuoi giocare a Gears, te vai più alla PlayStation. A proposito di Gears, passate a vedere l'ultimo video che ho fatto di Gears, cliccando da nessuna parte, ma lascio il link sotto. Poi Veyron V2 mi chiede che connessione ho. C'ho la 7 megafast web, però me ne arrivano 4. E di upload c'ho 0,3, quindi per caricare un video, cioè, lo lascio acceso di notte, certe volte la mattina dopo ancora non ha finito, quindi pure se sto collegato col cavo attaccato nel culo del computer, però abbastanza lenta. Poi Rischi99 mi chiede perché non inizi a fare video di FIFA, perché i giochi di calcio mi fanno cagare, sono monotoni, non mi piacciono troppo. E poi XDubSnipe, Dread, ma il tuo nick è ispirato a quello di Monkey Island 2? Non ho mai giocato a Monkey Island 2. Ho già spiegato perché mi chiamo Dread, perché c'avevo i dread. Se me lo richiedete vi ammazzo. Che ogni volta, ogni video sotto, miliardi di commenti uguali. Perché tagliamo i thread? Perché c'avevo i thread. Poi, The Enzillo, il COD che più non ti è piaciuto? Modern Warfare 3, mi pare abbastanza ovvia come cosa. It's Dynamo, consideri il tuo successo sul tubo frutto della tua bravura in game o della tua
simpatia. Non ho mai detto di essere bravo, non ho mai detto di essere simpatico, però se i video piacciono magari sono divertenti. Io punto sempre a far divertire le persone, no? Perché poi se uno fa un video serio uno si rompe le palle, quindi, e diventa un po' noioso fare un video serio, no? Quindi, diciamo che sono stupido, comunque. Video stupidi, questo è il mio credo. Penultima domanda, ce la fa Scrifeggio. Questo è best name EU. Ma tu credi in Dio? Tantissimo. Tanto, proprio tanto, tanto, non c'è credo un casino, lo chiamo pure del giorno, ho il numero, anzi chiamate Dio a questo numero e lo chiamo, c'è chiacchiere su MSN, su Skype, c'è credo lui, crede nel cuore delle carte. L'ultima domanda me la fa Jux99995, farei Rotto Commander su Black Ops 2? Sì, lo farò, lo metterò non so se lo metterò su questo canale, oscuro del Rotto Commander, penso su questo, almeno più gente lo vede. E quindi sì, appena uscirà, farò come con Modern Warfare 3, che appena esce comincerò il tuo comando. Comunque, il vlog di oggi con la maglietta del Real Madrid del 2008, penso, o 2007, vediamo un po' che cosa dice FIFA World, 2008 dovrebbe essere, comunque se lo sapete scrivetelo, penso sia 2008, mazza 4 anni c'è questa maglietta, what cazzo. Comunque, anche il video di oggi è finito, durato 7 minuti, martedì se riesco faccio un video di Ghost Recon. Altrimenti non lo so, se no il video di Ghost Recon lo metto giovedì, perché l'ho ordinato online e mi dovrebbe arrivare a giorni. Comunque, passate da Savi Tutorial, mi raccomando, e ricordate che è finito per la Pivolo Contest, quindi i partecipanti sapranno chi ha vinto sabato prossimo. Passate dalla pagina fan dei Gods, perché è molto importante, almeno potete essere più aggiornati su tutti i video. E noi ci sentiamo la settimana prossima, bella!